Bella a tutti, ragazzi, e benvenuti alla prima parte del walkthrough di Persona 3 Fest. Festa. Sta per festa. No, non sta per festa. Non lo so. Comunque, come molti di voi sapranno, e anche per chi non sa, lo dico apposta per questo, la versione Fest, che cavolo, è partita la sigla. La versione Fest si divide, diciamo, in due storyline, diciamo le storyline. The Journey e The Answer. The Journey è la parte, diciamo, dove giocheremo con il nostro personaggio principale, che non mi ricordo sinceramente il nome nella versione giapponese, perché nella versione americana ancora, e diavolo, nella versione americana e europea il nome lo scegliamo noi. Comunque, gli episodi penso li suddividerò in storia Persona 3 con nuove contenuti. Se stai giocando Persona 3 la prima volta, ti consigliamo di cominciare con questa modalità. Chi ha già giocato a questo gioco può godersi i nuovi contenuti che sono stati aggiunti. Vuoi sapere cosa è stato aggiunto? No, grazie. Ah, sta dicendo comunque sia che nelle versioni europee e occidentali e americana non ricordo, non, il nome viene scelto dal giocatore. E altro, sì, dividerò i vari video, penso per ora, di settimana in settimana, che gioco di 6 settimane, e non registrerò le parti, diciamo, di grinding, dove starò nella Tartarus, cioè nel dungeon principale del gioco, diciamo. A livellare, anche perché risulterebbe noioso, penso, per molti di voi. Se hai una partita salvata di Persona 3, alcune cose non deve essere cambiate. Potrebbero essere trasferite. Detta trasferita la lista delle persone di compendio. Non finisce per combination. Cosa senti? Io andrei a trasferire Max. Trasferita. No, perché tanto non l'ho finita. Poi lo ricomincio da capo, diciamo. Sì. Mannoia. Ma faccio io difficoltà? Oh. Allora. Se ho 3 difficoltà. Normal, easy, hard. Hard lasciamo perdere. Non c'ho nemmeno intenzione di provarla. Normal l'ho giocato quando ancora non avevo deciso di fare video. E per il walkthrough penso che sceglierò la modalità facile. Non perché, cioè, sono una pippa, quello che ti pare, però. Comunque sia non devo dimostrare niente a nessuno, quindi lo voglio giocare tranquillamente in modo che così anche voi lo possiate godere. E anche perché i normal, i combattimenti sì, sono facili, bene o male. Il problema è che ci vuole tanto per livellare e anche ci vogliono tanti soldi per comprare armature, armi. Dove sono arrivato io, nel punto dove sono arrivato io, un'arma ti costa anche 200.000 yen e nel gioco non è molto facile fare i soldi, quindi non mi sembra il caso di cominciare un walkthrough in una difficoltà più elevata di facile. Quindi cominciamo. Sì, va bene. Battle with Blast Changeling, the normal. You will have the option to continue up to 10 times until you are unconscious. Quando. Se ti senti che hanno piccione, mi devo stare in. Sì, continua, sì. Mamma mia. Iniziamo la nostra grande avventura. Sì, io so che fanno tutti. Va bene, dai. Tempo non aspetta, mi porta sempre alla stessa fine. Tu che vuoi salvaguardare il futuro, tu che ti sei invitato, ti verrà dato un anno e via. La luna, ora sto uscendo di nuovo. Ed ecco qui il nostro personaggio principale e due belle tette che scappano dietro di lui. Madre.
Are you serious? You didn't know? You're an idiot. Ma chi è quello tutti quei cani? questa si suicida subito, comincia bene sto gioco. No, però se non si suicida. E spara! Bello è questo personaggio, eh? No, vabbè. Non è... fortuna. Tac. Prende il via dal Kawar. Poi in seguito verrà spiegato cos'è dal Kawar. Se ne sbatte altamente. Questa città non funziona a niente, io non lo so, guarda, non c'è nessuno qua per chiedere, tutti dentro le barre, ma che stanno a fare? Ho solo sta cartina, inutile! È normale passare per strada, trova tutte barre e pozze di sangue in giro, cioè, ma chi è che non capita? You're late. I've been waiting a long time for you. Grazie. Però manco fammi via ste colpi. Beh. Now if you want to proceed, please sign your name there. It's a contract. Don't worry. All it says is that you'll accept responsibility for your actions. You know, the usual stuff. Va bene. Praticamente ha detto che ci sta aspettando da molto, per chi non avesse capito. E ora che siamo arrivati dobbiamo solo firmare il contratto, che è solo una formalità per... come si fanno di sotto? Ah, devo mettere spazio. No, come si fa? Oddio. Ah, così, eh. Dobbiamo mettere, praticamente dobbiamo lasciare la nostra firma giusto per le cose che succedono sempre, cioè per la sicurezza, per prenderci le responsabilità di quello che facciamo così. Il nome, ma che nome ho scritto? I nomi? Che nome ho scritto? Mamma mia. E allora, Narukami. Molti di voi troveranno familiare questo nome e questo cognome, infatti sono il nome e cognome del personaggio principale di Persona 4, del gioco di Persona 4 e anche dell'anime. Si procede, grazie. Ma purtroppo. No one can escape time. It delivers us all to the same end. You can't plug your ears and cover your eyes. And so it begins. Who's there? La baggiana di turno. Ma famoci spara. Sta buona. Sta calma. Perfetto. Ecco.
Ma come ha fatto lui a sentire il ragazzino c'ha le cuffie, c'ha le MP3 che andava? Boh, facciamo domande strane. I didn't think you'd arrive so late. Non pensavo arrivassi così My tardi. name is Mitsuru Kirijo. I'm one of the Il mio students who nome è live in Mitsuo this dorm. Kirijo e sono gli studenti che vivono in questo dormitorio. Who's he? Chi è? He's a transfer student. It was a last minute decision to assign him here. È uno studente trasferitosi qui, è stata una decisione dell'ultimo minuto ad essere He'll assegnato qui. E eventually be moved to a room in the boys' dorm. verrà eventualmente diciamo, trasferito in una stanza nel dormitorio di Is it maschi. okay for him to be here? È ok che lui si resti qui? I guess we'll see. Penso che vedremo. This is Yukari Takeba. Questa è Yukari Takeba, She'll vabbè. be a junior this spring, just like you. Lei sarà un junior, non so, sicuramente tipo seconda media, terza media, questa primavera. Come te, proprio come te. Allora. Nice to meet you. Yeah. Nice to meet you too. Piacere di conoscere anche te. It's getting late, so you should get some rest. Sei diventato tardi, dovresti andare a riposarti. Your room's on the second floor at the end of the hallway. Your things should already be there. La tua stanza è al secondo piano, alla fine del corridoio. Le tue cose dovrebbero essere già lì. Oh, I'll show you the way. Follow me. Oh. Si ficca raga. Si ficca! Guarda avanti che sbatti tutto sul muro. This is it. Pretty Eccola easy to qui. remember, huh? Since it's right at Facile da the end of the hall. ricordare, eh? Gna. Anche perché alla fine è il corridoio. Yeah, make sure you don't lose your key or you'll never hear the end of it. Ossì, stai attento a non perdere le chiavi o non riuscirai mai a vedere, a sentire la fine di quello che succederà praticamente. So, any questions? Quindi, qualche domanda? What kid? Ragazzino? What are you talking about? Come on, it's Di not cosa stai funny. parlando? Dai, non è divertente. Yugari, sembra che Yugari non sappia di cosa noi stiamo parlando. Can I ask you something? Potrei chiederti qualche On una your way cosa? here from the Tanto come station, te was everything okay? pare. Beh, se ti sembrano mai ci siano delle bare in mezzo alla strada, sì. Never mind then. Well, Vabbè, I come better keep te going. pare. Anche perché è tardi, dobbiamo andare a dormire, ci sono. Va via! Puttana! Bitch! I'm sure you still have other questions, but let's save them for Certo, c'ho later, altre okay? domande. Ok, va bene. Good night. Anche a te. Porte che si aprono appena le sfiori. It's Yukari. Chi è che bussa? Are you awake? No! Apri la porta, se no, questa. Good morning. Did you sleep okay? Certo. Mitsuru Senpai asked me to take you to school. It's getting No. late, so. Are you Quindi? ready to go? Ma anche no. Andiamo, andiamo. Okay, then let's go. Andiamo, andiamo. So, that's it.
There it is. Penso sto primo video lo divido in due parti perché già sono passati 20 minuti. Cioè, verrebbe troppo lungo dopo. Ah. Una scuoletta piccola, eh? Grazie. Perché non c'è bisogno di traduzione, perché... Che è successo? Sì, certo che sto ok, tutto a posto. Va bene. A sinistra. Ok. Quindi questo conclude il tour. Hai qualche domanda prima che io vada? Boom. In che classe stai? Brutta maledetta. Come non lo sai? Cioè... Dimmi. No, me lo dico a tutti, devo fare una figura di merda. Vediamo dopo, va bene. Tanto se sono trovato al bagno. Allora... il primo video lo finisco qui. Anche perché già siamo a 18 minuti. Quindi ragazzi, dividerò per questa volta il video in due parti. Quindi ci vediamo al prossimo episodio. Bene a tutti ragazzi.